Siamo in compagnia di Patelli, neo capitano dei Cavalieri. È finita appunto questa prima partita, si è conclusa positivamente, però magari qualche sofferenza di troppo magari a metà ripresa. Parecchie sofferenze. Abbiamo pagato tantissimo l'indisciplina, un arbitro è stato molto molto fiscale, ci siamo complicati la vita. E in più tantissimi errori di possesso dovuti probabilmente anche alle gambe ancora imballate dalla preparazione. Dobbiamo trovarci ancora, conoscerti, come ho già detto, è una squadra giovane, rinnovata, quindi ci vuole pazienza, lavorare con serenità e i risultati sicuramente arriveranno per questo gruppo. Siete ben 14 giocatori nuovi quest'anno nel gruppo, per cui ti chiedo come procede la compattazione del gruppo. Anche te hai una responsabilità maggiore in quanto capitano, quindi per cui proprio a te faccio questa domanda. Non solo io, direi tutti i più anziani, diciamo, devono cercare di farli amalgamare più in fretta possibile. Col fatto che siano giovani il tutto è più facile, perché sono bravi e si mettono in discussione giorno dopo giorno. Quindi il gruppo per adesso si sta formando, deve imparare a giocare assieme, a superare i momenti meno belli e a consolidarsi con quelli belli. Quindi ci vuole sicuramente qualche partita e le cose inizieranno a girare meglio. Quest'anno il campionato è tornato a 12 squadre, c'è il Via d'Ana, ci sono 6 potenziali scudetto e tra queste ci siete appunto anche voi. Dove possono arrivare, ecco, questi Cavalieri? Ma sarà, come hai detto te, un campionato più lungo a cui si aggiungono le coppe. Quindi sarà un anno faticosissimo e sarà tanto tanto equilibrato. L'obiettivo secondo me deve essere quello di confermare la passata stagione. Non sarà difficile, cioè non sarà facile, scusami. Però l'obiettivo minimo è quello di confermarsi. Certo, per concludere, prima partita ufficiale da capitano, qualche emozione particolare? Abbastanza, per fortuna eravamo qui a Chersoni, quindi mi sono sentito a casa.